Ciao ragazze e ciao ragazzi. Allora, in questo video vi mostro come correggere e cercare di mimetizzare un herpes labiale. In questo caso mi è uscito qui all'angolo delle labbra e non è molto esteso, ma è molto rosso. Quindi vi faccio vedere come io riesco a correggere questo piccolo problemino. In più, se vi interessa il video dimostrativo di questo trucco, vi lascio qua il link e niente, se volete sapere come correggere un brutto herpes che vi rovina la serata, seguite il video. Ciao! Ok, scusate la voce, ups, mi stavo macchiando la maglietta. Mi è uscito un herpes non molto grande, però è abbastanza rosso qui all'angolo della bocca. Ciò di cui ho bisogno è un correttore verde. Ho le luci sparaflesciate, non si vede benissimo. Comunque uno che avevo della It Style, se non sbaglio, che era finito, quello che era rimasto all'interno l'ho depottato dentro un contenitore del genere. Poi un correttore, oppla, color carne. Questo era della Eufydra Skin Color. Poi un pennello piccino, è un pochino sporco perché prima di iniziare ho corretto un brufolazzo per non farvelo vedere che era disgustoso. Una salvietta struccante per tenere pulita e evitare il contagio in altre zone del viso. Dei cotton fioc, Dio, non si vede niente. E vabbè, se serve, se occorre continuare a pulire il pennello, dei fazzolettini. La prima cosa che vado a fare è prendere il correttore verde e iniziarlo a tamponare di sopra del rossore, quindi dell'herpes. Spero che si veda abbastanza bene. Inizio a correggere con il correttore verde con il dito. Inizio a metterlo sopra. Ok, mi pulisco il dito sulla salvietta struccante e prendo il pennellino, lo intingo all'interno del correttore verde per andare a fare dei lavori di precisione. Pulisco il pennellino sulla salvietta, lo asciugo magari anche sulla mano e sfumo leggermente i contorni con il cotton fioc. Dopo di ciò, con il correttore color carne, sempre prima con il dito, ci vado sopra. Mi ripulisco il dito ovviamente sulla salviettina per evitare i contagi e sempre col pennellino intingo nel beige e vado a lavorare un pochino più di precisione. Ripulisco il pennellino sulla salvietta, poi ricordandoci di andarlo bene a sterilizzare quando abbiamo finito. Di nuovo il cotton fioc per andare a sfumare leggermente. Ok, la parte più forte da correggere è stata corretta. Ora con un po' di fondotinta che l'ho depottato qua dentro perché era un campioncino, lo prendo con il mignolo e piano piano tampono sulla correzione che abbiamo fatto prima. Sfumando usando un altro dito, sempre
sempre per evitare i contagi. E mi pulisco sempre le mani con la salviettina, non è igienizzante, però almeno cerchiamo di attenuare il contagio. A questo punto riprendo il pennellino e il correttore color carne per andare ancora al di sopra e continuare a cancellare e a nascondere l'herpes. Più che altro mi concentro sui bordi esterni dove è rimasto un po' di rossore. Questo modo e tampono con le mani e mi ripulisco ovviamente sempre con la mia salvietta. A questo punto devo soltanto mettere il fondotinta, la cipria per fissare il tutto. Per poter fissare e evitare di contagiare la cipria, prendo una velina. E piano piano cerco di fissare la correzione sull'herpes con la velina unita, cioè messa nella, come si dice? In tinta? No, in tingere. Vabbè, uso la cipria, però la metto con un po' di, con una velina. Questo più o meno è la base che faccio per evitare che mi si veda troppo l'herpes. Quando è eccessivo, io sinceramente non mi trucco per niente. E se è proprio inguardabile, amen, non ci posso fare niente. È un problema che mi porto da quando ero piccina. L'unica cosa extra che non vi ho fatto vedere è prima di truccarmi, una mezz'oretta prima. Abbondo, abbondo, abbondo con la crema, con la crema che aiuta la guarigione, che favorisce la guarigione. La tengo su una bella mezz'oretta, bella piena, e lascio che il prodotto penetri all'interno, così la parte è anche un pochettino più morbida e idratata, perché l'herpes ovviamente taglia e disidrata parecchio. Così io posso coprire in questo modo e riuscire ad avere un aspetto decente. Senza evitando che mi faccia male o che quando vado a togliere il trucco mi trovo un herpes di queste dimensioni sulla faccia. Ok, spero che questo video, piccolo video, vi sia stato utile. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!